io inauguro il lunedì ignorante. E lunedì ignorante? Lunedì ignorante disinnesca la bomba con Frene. Ok. Allora. Lei dov'è? C'è. No, no, ok. La prima bomba. C'è. La prima bomba. Le dico io il manuale. Lei disinnesca, io faccio il manuale. Io disinnesco e lei mi... Allora, quindi io ho cliccato sulla prima bomba. Ok, un attimo allora, un attimo. Questo schermo è solo per i tuoi occhi. Non ti è permesso guardare il manuale disinnesco bomba. Sono davanti a una bomba. Ho 5 minuti. Clicco? Cosa clicca? Non lo so, 4-5 ore, cosa devo fare? La bomba, cosa c'ha davanti? È una scatola di metallo con tre fili, bianco, giallo, blu. Un timer che sta scendendo. Ok. A sinistra ci sono 4 bottoni. Che vuol dire 4? Che vuol dire giallo? Allora, lei c'ha i cavi. Quanti cavi sono? Sono 3. Uno bianco basso, uno giallo centrale e uno blu sopra. Allora, io adesso le dico 3 cavi. Se non ci sono cavi rossi, taglia il secondo cavo. Non ci sono. E taglio il giallo così proprio. E i bottoni sulla sinistra? L'ha tagliato, non c'entrano il cavo? Un cazzo? No, non l'ho tagliato. Clicco sul cavo? Allora, che cavo? Io lo taglio. No, allora, si calmi un attimo. Che... Lo taglio o non lo taglio? No, un attimo, che colore hai, cavi? Ho detto di tagliarlo! Allora, glielo ripeto. Partendo dall'alto ho un cavo blu, un cavo giallo e un cavo bianco. Taglia il secondo. Ma non è l'unica cosa che ho. Taglia il secondo cavo. Taglio. Vai. Tagliato, verde. Verde. Ok, adesso l'altra parte. A sinistra in alto ho 4 bottoni. Una stellina, un uomo che ride, sotto un serpente e poi sembra un candelabro. Ok, quindi ripeta l'ordine. Sì, in alto a sinistra una stellina. Sì. Di fianco uno che ride. Sotto quello che ride una specie di forcone. E a sinistra un serpente. No, allora, quelli sono i simboli. Lei deve fare quelli sono simboli, sì. Allora, lei deve fare l'ordine dei simboli. Quelli vanno schiacciati, okay. Io le devo dire l'ordine, io ho capito. Ah, la stellina. Allora, cos'è il candelabro? Cioè, in che senso il candelabro? Non può essere il candelabro, perché non è sulla cosa del forcone. È un forcone, allora, è come? È un forcone con una parte. Immagina una parte dritta in mezzo e due serpentini a destra e a sinistra. Sembra un forcone, però era meglio, era più simile a un candelabro. Però aspetti un attimo, allora, uno stellina, di fianco, allora, lei immagini un quadrato, se l'hai in mente un quadrato? Ah, ma la stellina è piena o non piena? La stellina è una stellina nera normalissima, mi scusi. No, perché c'è anche bianca, ok, ho capito dove sta. Ma non è bianca. Candelabro, stellina, serpente, qual è l'altro? Ah, ok. No, la stellina è il numero uno in alto a sinistra, il numero due. No, lei non mi deve di numero, lei mi deve di simboli, io gli devo da l'ordine. Allora, stellina, sorriso, serpente, okay, candelabro. Ok, allora schiacci questo. Candelabro, faccina che ride. Oddio capo. Ce l'ho. Serpente, stellina. Adesso. È giusto, addio, è verde. Poveri bambini, easy, di questa scuola. Posso detonare? Cosa vuole detonare? Non lo so, va avanti ancora il timer. Va avanti ancora il timer, gira la bomba, lì davanti c'è tutto? Ma che cazzo, ma ci sono... Ma che... Cioè, cosa devo fare, scusami? Scusi, cosa vede su quella bomba? Nel fronte ho due luci verdi. Ok. Dietro non ho niente. Nei lati non ho credo niente, okay, nel senso... Ma non c'è rimasta altre scatolette dove c'è la luce si deve ancora illuminare verde? No, è solamente il bottone che ho scritto detona. Ah, ok, il bottone. Allora, se... Il bottone che colore è? È giallo. Ma è un solo bottone. Ok, aspetta. Se il pulsante... Allora, se il pulsante è giallo, tieni premuto il pulsante e controlla rilasciare un pulsante premuto. No, aspetta, io non so cosa vuol dire questa frase italiana. Tengo allora, premuto il tieni pulsante... Tieni premuto il pulsante. Ok. Lo sto premendo. Ok. C'è una luce rossa sulla destra. Ok, luce... Allora, luce rossa rilascia quando il timer ha un 1 qualsiasi in qualsiasi posizione. Mollo? Quando c'ha l'uno devi mollare. Ce l'ho, ho mollato, verde, easy. Easy. Mi è apparsa la musichetta. Grande. Ma che figata di gioco è. Bravo, cazzo. Disinnescar. Sto spaccando tutto. Sul pezzo. 2.1. Vai, vada di facce 2.1. Vecchie, facce nuove. Qua dice, da quando vedere una bomba familiare è diventato rassicurante? Non importa, questa bomba ti conforterà solo a metà. Momentaneamente questo schermo è solo per i tuoi occhi. Non ti ho permesso guardare. Ok, sono sul tavolo. Minchia, questa è brutta. Allora, fili a destra.
giallo, rosso, giallo, bianco. Quindi quattro cavi. Lei mi deve dire il numero dei cavi, poi io le dico. Se c'è più di un cavo rosso, c'è più di un cavo rosso? No, uno solo. No, ce n'è uno solo. L'ultimo cavo è giallo? No, è bianco. C'è esattamente un cavo blu? No, non c'è un cavo blu. C'è più di un cavo giallo? Sono due cavi gialli, sì. Taglia l'ultimo cavo. Vado, easy, verde. Poi, vai. Gli stessi pulsanti di prima. Ok. Questi sono brutti. No, questi non glieli so spiegare. Allora, una riga dritta è un macello, non saprei neanche... Allora, ok, quello si chiama memories. Tipo, una riga dritta... Ok, una riga dritta verticale, una piccolina orizzontale che parte da metà di quella verticale, un triangolo e un forcone al contrario. Questo è il primo bottone. Allora, no, un attimo. Allora, c'è una Y in verticale? No. Cos'è il forcone al contrario? Che è tipo un ragno, allora, sembra? Allora, c'è un triangolino leggermente sulla destra con la punta verso il basso. Ok, ok, quello ce l'ho. Poi cosa ci sta? Ce l'ho. Quello di fianco c'è una I in mezzo e due serpenti, uno sinistro e una destra, che vanno anche sotto. È brutto, eh? Allora. C'è una I in mezzo. No, allora, gli altri simboli. Gli altri simboli. Uno sembra un 6, okay. Con però... È proprio... Ok, e l'ultimo è una B maiuscola con una T incastrata dentro. Ok, ce l'ho. Allora, 6. Verde, ce l'ho. B maiuscola. Ce l'ho, è buono. Se quello lì, il triangolo, lì buttato in giù. E poi l'ultimo. È buona, è buona. Poi, sotto c'è un altro modulo. C'è un numero 2, gigante. E sotto c'è 4, 3, 2, 1. Io non so cosa posso fare. Ok, allora... Ce l'ha. Se il display mostra 2, premi il secondo pulsante. Da sinistra o da destra? Da sinistra a destra. Secondo pulsante. È buono, è verde. Poi, è verde. Adesso, il display che numero mostra? 1. Premi il pulsante con scritto 4. A posto, è buono. 3. Adesso mostra un 1 ancora. Premi il pulsante con la stessa scritta premuta nello stage 2, quindi devi ripremere il 4. Eh no. Ripremo il 4? Sì. È buono. Adesso? Un numero 1. Premi il pulsante nella stessa posizione dello stage 1, quindi devi premere il secondo pulsante. È buona? Ok, stage 5. Numero 2. Numero 2. Il pulsante con la stessa scritta premuta nello stage 2, quindi devi premere 4. Minchia, tu sei un genio però. Let's go! Sì, vabbè, sei troppo forte, sto roba qua non le saprò mai. Merda! Ma quanto cazzo è forte, Frene! Sì, what the fuck? Che poi, questo qui che io t'ho detto, questo qui in teoria te li dovresti ricordare tu quello che hai premuto così. Cioè, Gianmarco... Ma io non mi ricordo Ma tu sei fuori, io non me lo ricorderò più. Adesso... Faccio l'ultima e poi disinneschi tu, giusto? Sì, facciamo 3 a capoccia. Vai. Raddoppia i tuoi soldi. Okay. L'obiettivo è chiaro, ma il timer non importa della mole di lavoro che hai. Vado? Sì. Minchia. Oh, ma sei bravo a sto coso qua, porco Giuda. Sto fa? Dai, porco dai, cazzo. Dai, cazzo. Allora, quanti, ok. Quanti moduli c'ha? Momentaneamente moduli... tre davanti. Tre davanti e tre dietro. Ok, sì. Dica subito. Quanto? Cosa? Allora, 3 cavi. Nero, blu, blu. Nero, blu, blu. Taglia l'ultimo cavo. No, rosso. Porca troia, era il secondo cavo. Va bene, verde, buona. Abbiamo 3 errori, non è un problema. Sì, tranquillo. Modulo con i disegni. Okay. Il triangolo, quello di prima. Quello in basso. Ok. Poi c'ho di fianco una P al contrario però. Ok. Poi c'ho lo stesso quello della B minuscola con la T incastrata. Ok. E poi quello uguale di prima con la I con due serpentini. Qual è la I con due serpentini? C'è una I gigante in mezzo. Una I proprio. Ah, ok, e... ok. Allora. Ok, ce l'ha. P al contrario. T, triangolo, serpentini. Aspetta. P al contrario buona. T. Poi? Quella, la T con la B. Ok. Ok. Triangolo serpentini. Easy. Ancora stessi tasti. Okay. Sempre la solita I con i serpentini. Ok. Merda. E poi c'ho una specie di tenda degli indiani, piccolina, con una curvetta sopra e una roba in mezzo. Ok, quelle sono due tette, va bene? Due tette? Sì. No, aspetta, le due tette ce le ho, ma è un altro simbolo, mi scusi. Quale dice la tenda degli indiani? C'è una tendina degli indiani. Sì, è una specie di triangolo aperto. Un triangolino senza la parte che lo chiude. Ok. Che non è proprio un... Ce l'hai? Sì, che è tipo... sembra un nastro. Diciamo che sembra un nastro. Ok. Diciamo. Sotto poi ho una roba che sembra l'inizio di una molla. Ok. Ok, e poi c'ho le tette. Allora, tette... Inizio le molla. Buono. Quello lì, quei serpentini, cazzo di cane. La I. E poi
E poi, esatto, e poi il triangolo quello è buono, è buono, la giro, è buona. Tre cavi, giallo, blu, bianco. Secondo cavo. Vado? Sì. È buono. Ho il bottone annulla e il bottone detona. Che colore è? Tutti e due blu. Allora, se il pulsante è blu e c'è scritto annulla, tieni premuto il pulsante e controlla rilasciare un pulsante premuto. Se io tengo premuto annulla? Sì. Ok, ho una luce gialla? Rilascia quando il timer ha un 5 in qualsiasi posizione. Ok, un secondo. 8, 7, 6. Buono. Pulsante detona, blu. Pulsante detona blu? Sì. Tieni premuto il pulsante. Ce l'ho premuto. Luce gialla. 5 in qualsiasi posizione. Cazzo, questo... Ok. Let's go! Easy! Bravo, Frene, cazzo, sei forte. It's a copy.